Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi andremo a parlare di The Last of Us 2. Per chi come me è un appassionato del gioco, dopo aver giocato la prima parte, starà sicuramente aspettando con ansia la seconda parte. E perché faccio questo video? Più che altro perché voglio darvi la mia opinione, il mio punto di vista su The Last of Us 2. Molta gente crede che uscirà per PlayStation 4. Altra gente, per quale ho letto su internet, crede che uscirà per PlayStation 5. Io sono uno di quelli che crede che uscirà per PlayStation 5, anche perché, se ci mettiamo a pensare bene, è tutta questione di marketing, più che altro. Se ci pensate bene, PlayStation 5 uscirà nel 2021-22, persona, non lo so, non sono sicuro, non la data uscita, ancora non la so. Però fateci caso. Appena esce PlayStation 5, che gioco potranno dare come esclusiva, come gioco di apertura, no? Se esce PlayStation 5 e subito lanciano The Last of Us 2, la PlayStation 5 sarà venduta insieme a The Last of Us 2, ossia che molta gente comprerà la PlayStation 5. Ora, quello che voglio dirvi. Secondo me Sony sta facendo tutto questo per marketing, perché ha detto che The Last of Us 2 uscirà per PlayStation 4, tanto per dare hype alla gente per comprare PlayStation 4. Però, sicuramente, forse, non sono sicuro, uscirà per PlayStation 5, questo secondo me. Anche perché ho visto che Sony non sarà annunciata all'E3 nel 2019, ossia che non darà nessun gioco, nessuna novità, non ci sarà all'E3 nel 2019. Questo è quello che hanno detto, poi non si sa mai, magari cambiano idea, non lo so. E questo mi fa pensare, non c'è il 2019, ok, quindi mi stai dicendo che non dovrebbe uscire il gioco? Oppure, ho visto alcuni video in rete, lo stesso su YouTube, sul quale speculavano che il gameplay di The Last of Us 2 non era un proprio vero gameplay, ossia hanno detto che il gioco non è ancora, come posso spiegarlo? Quelle scene che avete visto nel gioco, nel gameplay, non usciranno nel gioco originale. Questo è quello che ho sentito, non è sicuro, non ne sono sicuro di questo. Alcuni youtuber ne hanno parlato al riguardo. E tutto questo mi dà da pensare, anche perché su Google ho visto alcune notizie dove dicono che è possibile che The Last of Us 2 esca insieme a PlayStation 5, anche perché così sarà una vendita doppia. Sony, Naughty Dog, vendono insieme. E che pensate a questo? Un esempio. Esce PlayStation 5, ok. La gente deve essere spinta dal poterla comprare, no? Quindi se Sony sta dicendo adesso, ecco, The Last of Us 2 uscirà per PlayStation 4, quindi comprate la PlayStation 4, fateci arricchire. Però è tutto questione di hype, non uscirà per PlayStation 4, ma solo per PlayStation 5, capito dove voglio arrivare, no? Quindi secondo me The Last of Us 2 uscirà per PlayStation 5. Questo è quello che credo io, poi potrebbe uscire per PlayStation 4, non è sicuro, è una mia opinione, sto dicendo, non è niente di fondato. Mi piacerebbe sapere anche voi cosa ne pensate, quindi se volete scrivetelo nei commenti, fatemi vedere cosa ne pensate, se uscirà per PlayStation 4 oppure per PlayStation 5, non lo so. Detto questo, io sono un appassionato di The Last of Us, ho aver giocato la prima uscita di The Last of Us. Mi sono subito appassionato del gioco, è un gioco bellissimo, l'ho giocato in tutto, darei un voto da 1 a 10, forse un 9, 9 e mezzo. Bellissima storia, bellissima trama, bellissimi personaggi, tutto messo insieme, è un gioco bellissimo. Quindi sto aspettando con ansia The Last of Us 2. E niente ragazzi, questo era il video, più che altro volevo parlarvi di della mia opinione, che secondo me uscirà per PlayStation 5, non ne sono sicuro, ma è molto probabile, tutta questione di marketing, credo che sarà così. Detto questo, fatemi sapere la vostra nei commenti, ditemi cosa ne pensate, e noi ci vediamo in un prossimo video, spero non molto lontano, anche perché sono a corto idee, non so cosa registrare, non ho niente in mente per adesso. Detto ciò, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.